storia incontriamo un ambasciatore della musica italiana nel mondo, giovanissimo, pensate, soltanto 24 anni e da oltre 15 nella scena internazionale della musica, veramente un ambasciatore del nostro paese, Francesco Cafiso. E siamo qui a... nella tua città, a Vittoria. Tu sei giovanissimo, hai solo 24 anni e con le più grandi star di questo genere musicale nel mondo. E come interagisci con loro? Beh, in genere l'arte, la musica, è dato anagrafico. Non mi sono mai trovato a disagio con i grandi della musica, perché la musica veramente riesce a accomunare a tutti. C'è una grande condivisione, una grande voglia di fare bella musica assieme. Tu hai suonato anche per una elezione del presidente degli Stati Uniti Obama con una grande orchestra. Che esperienza è stata? Sì, è stata un'esperienza fantastica, una tappa fondamentale nel mio percorso artistico umano. Wynton Marsalis, che appunto, oltre ad essere un grandissimo artista e una figura istituzionale, un po' l'emblema della cultura afroamericana, ha deciso di coinvolgermi in occasione dell'insediamento del presidente Barack Obama. Insomma, essere lì in quel contesto storico così importante a condividere la musica con il Broadway del Jazz Mondiale è stato fantastico, devo dire. Alla mia città, giro il mondo, tengo tantissimi concerti in giro per il mondo, ma poi sento l'esigenza di fare base qui a Vittoria. Il mio rapporto con la terra di Sicilia è fortissimo. La Sicilia è una terra meravigliosa che è stata martoriata, che è stata occupata, invasa, dominata da tantissimi popoli, e probabilmente il siciliano trova nell'arte la sua ancora di salvezza.